Prepariamo insieme la mia pizza rustica con le cipolle rosse di Tropea, con la mia pasta matta all'olio e vino bianco. Innanzitutto prendete le cipolle, naturalmente potete utilizzare qualsiasi tipo di cipolla. Pulitele, eliminate la prima camicia esterna e tuffatele in acqua. Affettate le cipolle e trasferitele in un recipiente. Le cipolle sono pronte, passiamo alla cottura. Un filo d'olio in padella. Versate le cipolle. Aggiustate di sale. Mescolate. Coprite e lasciate cuocere, mescolando di tanto in tanto. Le cipolle dovranno risultare morbide e ben cotte. A questo punto trasferite le cipolle in un colino in modo da eliminare il liquido in eccesso. Mettete in ammollo l'uvetta in acqua fredda. Prepariamo la pasta matta al vino bianco, quindi in ciotola farina, semola, sale, zucchero, mescolate e aggiungete l'olio. Mescolate fino a quando la farina avrà assorbito tutto l'olio. E quindi iniziate ad impastare aggiungendo vino bianco caldo. Ottenuto un panetto morbido ma non appiccicoso, trasferitevi sul piano di lavoro e lavoratelo fino a quando non risulterà liscio. Ci vorranno pochissimi minuti. Ecco. Coprite e lasciate riposare per mezz'ora. Nel frattempo condite le cipolle con l'uvetta strizzata, le olive e i capperi. Riprendete la pasta matta, spolverizzate il piano di lavoro e dividetela in due parti, una più grande e una più piccola. Stendetela con l'aiuto di un mattarello. Dovrà risultare abbastanza sottile. Avvolgete la pasta matta sul mattarello e foderate lo stampo. Sistemate la pasta in modo che aderisca perfettamente allo stampo, anche i bordi. Così. Quindi punzecchiate la base con una forchetta. Farcite con le cipolle condite in precedenza. E ricoprite con la pasta matta che avevate tenuto da parte. Sistematela per bene in modo che copra tutta la superficie. Punzecchiate. Eliminate la pasta in eccesso e rimboccate la pasta sui bordi. Rifinite con una forchetta in modo da sigillare i bordi. Vabbè, io ho punzecchiato di nuovo. Aggiungete un filo d'olio e cospargetelo su tutta la superficie e cuocete in forno statico a 180 gradi per circa 30-35 minuti. Controllate sempre a vista perché ogni forno ha le sue storie. Ed ecco la nostra pizza rustica, le cipolle rosse di Tropea appena sfornata. La tagliamo e guardate quanto è bella all'interno. Grazie per aver seguito anche questa video ricetta. Alla prossima, ciao!